Che il perugianesimo sia diffuso in tutta Italia dipende senza dubbio dal fatto che Perugino viaggiava molto. Quindi lui certo si è spostato, ma le sue opere sono andate davvero dappertutto, erano richieste dappertutto, da committenti pubblici e privati. Quindi è chiaro che dovunque arrivasse un'opera del famoso maestro Perugino diventava un modello per l'ambiente artistico locale. Da Napoli alle Marche, dalla Lombardia a Venezia, Roma, la Toscana e l'Umbria. A cavallo tra la fine del 4 e l'inizio del 500, lo stile di Perugino diventa un linguaggio nazionale, con un raggio d'azione paragonabile solo a quello di Giotto prima di lui. Nel nord Italia, il dipinto che più di tutti fa scuola, Perugino lo realizza per la chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. È la Pala Scarani, realizzata intorno al 1498, oggi alla Pinacoteca di Bologna. L'Adorazione dei Magi è un grande capolavoro. Nel 1475 circa Perugino ha più o meno 25 anni, ha già la possibilità di misurarsi con una para d'altare, con un'opera di grande formato. Troviamo delle forze effettivamente contrastanti che agiscono in questo dipinto. Da una parte Piero della Francesca, dall'altra i fiamminghi, dall'altra i fiorentini. È vero che non sempre riescono a sposarsi con sublime armonia, ma ci danno la perfetta immagine di un artista che sta cercando la sua strada e che la trova. Nell'Adorazione dei Magi ci sono già elementi di stile che nel futuro di Perugino saranno tra i più innovativi, a partire dal paesaggio. A volte si deve percorrere un'intera vita per tornare a casa e prendere il proprio posto. È la storia di Ulisse. È quella di molti uomini desiderosi di gloria, di fama e successo. È una storia comune a vincitori e vinti, guerrieri e artisti. Tutti sentono il bisogno di ritoccare la propria terra. E così avviene a Perugino, che pur nascendo in Umbria, pur dipingendola nei suoi paesaggi bagnati dalle acque del Trasimeno, diviene umbro nell'ultima parte della vita. Nel tornare a casa,
Forse Pietro osserva il paesaggio nel tempo lento degli spostamenti dell'epoca, rivede i colori e le forme del suo paese. E forse, in quel momento è felice. La semplicità della sua terra, la dimensione più raccolta di una comunità ristretta, gli danno nuova linfa per la sua pittura. La vera compagna di vita di Perugino.